La visita conferma naturalmente che ci troviamo di fronte a uno dei comuni più belli di questo territorio del centro Italia, che è stato colpito molto duramente. Bisogna lavorare insieme, mi sembra che ci sia una grandissima collaborazione tra il sindaco, la provincia, la regione, il commissario Errani, il direttore della protezione civile. La priorità numero uno in questo momento riguarda le scuole, stiamo lavorando intensamente. Abbiamo poi l'esigenza di mettere in sicurezza e riportare la loro straordinaria bellezza, i beni culturali, le chiese, i simboli di San Ginesio, e poi contemporaneamente credo di guardare al futuro, perché una giornata così bella, si capisce anche che qui siamo di fronte a una cittadina, una grandissima attrazione turistica, in cui storia, natura, l'affaccio sui sibillini si combinano. Non a caso tantissimi anche stranieri si sono venuti a trasferire in queste aree, acquistando casali, ville, quindi questa è una zona che ha un futuro. Le risorse ci sono? Le risorse ci sono, bisogna che ci sia anche l'impegno di tutti per superare strozzature burocratiche e per andare molto rapidamente. Non è un problema di soldi, il governo ha stanziato le risorse necessarie, è un problema di lavorare insieme per evitare che l'impegno, la volontà dei cittadini di tornare e di rilanciare piccoli centri così importanti sia ostacolata da troppe resistenze burocratiche. Grazie.